Buongiorno a tutti. Come sapete, alcuni giorni addietro ho ritenuto opportuno, attraverso anche una valutazione con le forze politiche, dare un input nuovo all'amministrazione del Comune di Figarazzi, effettuando una rivisitazione di tutto quello che noi abbiamo fatto in questi anni e ponendoci anche, diciamo, le basi, gli obiettivi per un rilancio futuro. Abbiamo fatto delle valutazioni politiche, abbiamo fatto delle valutazioni tecniche. Oggi mi appresterò a nominare la nuova giunta. Ho ritenuto opportuno rispettare gli orientamenti politici delle forze che compongono la maggioranza. Abbiamo messo la responsabilità del Comune di Figarazzi nelle mani di soggetti con grandi qualità culturali, morali, persone che io conosco da tantissimo tempo. In parte con loro ho anche già lavorato politicamente parlando per il Comune di Figarazzi. Sono sicuro che faranno molto bene. Chiaramente tocca a ognuno di voi collaborare con loro, perché la gestione del paese, del comune, non può assolutamente essere sempre demandata al sindaco o soltanto all'amministrazione, ma la parte del leone deve essere fatta, diciamo, da chi in questo territorio ci abita e lo vive. E quindi la collaborazione della gente con l'amministrazione deve essere sempre, diciamo, piena e viva, così come lo è stato in questi 3 anni di amministrazione. Procederemo ora alla nomina della nuova giunta, dei nuovi assessori. Sì. Licerdi Salvatore, nato a Figarazzi, Palermo il 20 ottobre 1961, delega Polizia Municipale, Urbanistica e Lavori Pubblici. Facciamo firmare. Giuramento. Salvatore. Me lo compiamo. La formula. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Tribuna Vincenzo Francesco Paolo, Figarazzi, 4 settembre 1970, Protezione Civile, Servizi a Rete, Programmazione economica, bilancio e tributi, attività produttive, politiche ambientali, ville e giardini. Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Avvocato Giovanni Giallombardo, nato a Palermo il 7 giugno 1972, cultura, attività sociali, patrimonio, affari legali, politiche comunitarie e risorse umane. Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Grazie. Avvocato Pillitteri Maria Grazia, Palermo, 1 marzo 1981, pubblica istruzione, politiche giovanili, sport, turismo e spettacolo, rapporti con il Consiglio Comunale. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Il sindaco,
Il sindaco trattiene per sé, così come era già avvenuto il 12 maggio del 2012, la delega alla sanità e alla vivibilità. Ritengo che oggi sia un momento importante per il comune di Figarazzi. Dobbiamo continuare ad amministrare questo paese, questa comunità, attraverso quella onestà intellettuale e umana che ci ha contraddistinto. Figarazzi in questi 3 anni ha cercato di contenere tutto ciò che ha avvolto i comuni della provincia di Palermo, cercando di contenerli a volte anche attraverso il nostro atteggiamento positivo di minimizzare le grandi problematiche legate all'acqua e ai rifiuti. Bene, noi abbiamo messo in campo la nostra ricetta senza arroganza, con grande senso di responsabilità. È da questo che parte il rilancio dell'azione amministrativa. Voglio ringraziare coloro che hanno collaborato con noi nel passato e sono sicuro che continueranno a collaborare con noi anche nel presente e nel futuro. Il vice sindaco Federica Africano, che per motivi di studio personali ha presentato le sue dimissioni, ma anche l'assessore Rammacca, che è stato una persona, e lo è, persona vicina alla mia persona, alla mia famiglia, alla nostra amministrazione. Parole di affetto non sono legate alla circostanza, ma esprimono il sentimento di tutte le forze, di tutte le forze politiche. È chiaro che a me compete l'onere e la responsabilità di fare delle valutazioni politiche, oltre che delle valutazioni tecniche, e la Giunta è proprio, diciamo, l'estrinsecazione di queste valutazioni che, unitamente alle forze politiche, ho fatto. Auguro ai ragazzi buon lavoro, ma soprattutto se posso dare un consiglio, di collaborare con gli uffici, con il segretario, l'eccellente segretario comunale, ma soprattutto di collaborare fra voi, perché ciò che aveva contraddistinto la Giunta in questi 3 anni è stato il lavoro di squadra. Il lavoro di squadra è quello che premia. Perché se c'è qualcosa che è veramente valore aggiunto, non è mai l'assolutismo del singolo, ma il lavoro di squadra, il lavoro di equip. La Giunta nel passato ha lavorato in equip e i risultati che sono sotto gli occhi di tutti lo testimoniano. E quindi il mio augurio è quello di continuare, diciamo, con questo spirito, le scadenze e le battaglie che ci aspettano nei prossimi giorni. Già da domani avremo un consiglio comunale che ritengo un consiglio comunale storico per l'importanza di ciò che andrete a deliberare, cioè il piano di regolamentazione del servizio dei rifiuti, che finalmente approda in consiglio comunale dopo le tante incertezze e i ritorni di fiamma che la regione Sicilia ha avuto. Bene, noi doteremo sulla carta il comune di Figarazzi di questo piano ARO, siamo pronti per fare la gara, ora tocca anche alla regione fare la propria parte, dandoci quelle linee guida e quei dispositivi di legge che ci permettano di fare transitare il personale nelle nuove società. Noi abbiamo elaborato un piano di raccolta rifiuti, me ne vorrà l'amico Giuseppe Compagno, che prevede a regime una percentuale di differenziata che andrà oltre il 40%. Questo presuppone un grande sforzo anche, diciamo, di mezzi, di servizi che dovrà sostenere la ditta che un domani si aggiudicherà il servizio, ma noi garantiremo quegli standard che le leggi nazionali e soprattutto le leggi regionali hanno previsto nel loro interno per quanto riguarda la raccolta differenziata. È un'inversione di tendenza, perché nel passato si guardava la differenziata come un'opportunità politica per fare delle clientele, per fare lavorare gli amici degli amici degli amici. Oggi noi abbiamo parlato alla efficienza del servizio, alla efficacia e alla incisività.
Vedrete che il piano ARO, rispetto ai costi che abbiamo sostenuto lo scorso anno, è sensibilmente inferiore, quindi abbiamo un risparmio che andrà direttamente a beneficio della cittadinanza. Con i miei tecnici stiamo proprio mettendo a punto una riduzione del tributo comunale della Tari, e questo ve lo ritroverete, questo grande vantaggio, direttamente in bolletta. Bene, noi, anche se in queste ore ci siamo presa una piccola pausa politica per consegnare alla cittadinanza le migliori intelligenze che in questo momento potevano essere affidate al nostro paese, le sorti del nostro paese, bene, questa pausa non ci ha distratto, non ci ha distolto dai nostri impegni istituzionali. Domani licenzieremo per il Comune di Figarazzi il piano ARO e poi andremo a bandire la gara. A questo punto i risparmi sono già previsti nel quadro economico. Se il buon Dio ci aiuta e se abbiamo anche un po' di fortuna con questa regione che è ondivaga nelle sue determinazioni, io ritengo che il problema dei rifiuti potrebbe in gran parte essere risolto. Grazie a tutti e grazie per la vostra disponibilità, all'affetto mostrato da Canale 8, dal blog di Figarazzi, dalla testata giornalistica statale 113, agli amici che si occupano dell'informazione di Figarazzi, a tutti coloro che sono vicini a questa amministrazione non per far vedere la bandierina, ma perché collaborano attivamente con la mia persona e con questa bella realtà che è il Comune di Figarazzi. Grazie a tutti. Il vice sindaco, per unanime scelta di tutta la maggioranza e di tutte le forze politiche, ricade nella persona di Salvatore Licciardi. È una scelta che non vuole, tra virgolette, premiare nessuno a scapito di altri. Ognuno di loro, e coloro che hanno anche nel passato ricoperto il ruolo di assessore, avrebbero meritato questa grande responsabilità. Insieme ai ragazzi abbiamo fatto una valutazione, un po' di curricula, una persona che ha già ricoperto la carica di vice sindaco nel passato, di assessore con grandi responsabilità, che ha ricoperto per due consigliature il mandato, il prestigioso mandato di consigliere provinciale e anche presidente di diverse commissioni, tra cui anche quella al bilancio della provincia di Palermo, meritava, diciamo, questo riconoscimento. Ho detto a Salvatore: questa ulteriore responsabilità ti deve elevare a guardare, diciamo, la politica non come soggetto di parte di una parte politica, ma come un soggetto che insieme al sindaco deve tenere quella posizione di equilibrio all'interno delle forze politiche. Il vice sindaco perde la sua appartenenza a un partito o a un movimento politico per diventare l'autentico punto di equilibrio tra le varie forze politiche. È questo che io chiedo al vice sindaco e è questo che il vice sindaco dovrà mettere in campo già da oggi stesso, cominciando, diciamo, a lavorare.